Il primo trofeo dalla rinascita di quest'estate, il Rimini, se lo giocava mercoledì pomeriggio allo stadio Nicoletti di Riccione, andava in scena la finale regionale di Coppa Italia. Avversari di turno erano i reggiani del Rolo, squadra che nel girone A di eccellenza naviga in piena zona retrocessione. Eppure non si è vista una grossa differenza tra le due squadre, anche se il Rimini poteva già mettersi con la testa in avanti al quinto valori, batte addosso al portiere Acciallini, Arlotti scarica sopra la traversa. 22esimo è il Rolo a provarci, se ne va sulla destra Zigliani che mette al centro per Rizvani. Calcia alto anche lui, ma partita molto equilibrata. Ci spostiamo al 22esimo della ripresa e c'è un'altra punizione per il Rolo. Questa volta è Rizvani a calciare alto sopra la porta di Scotti. Arriviamo così al 39esimo, l'occasione d'oro per il Rolo con l'incursione di Rizvani, la conclusione vincente poi di Bellesia che segna gioco ormai però fermo, perché il direttore di gara stoppa l'azione su segnalazione del collaboratore per un fuorigioco su cui resta ancora qualche dubbio. Bellesia poi aveva realizzato a porta vuota, come vediamo c'è da capire se si trovava Contarini in linea con lui oppure no, neanche la ferma immagine può dirimere questo autentico mistero, mentre al 48esimo l'occasionissima con Righini che a terzo minuto di recupero del secondo tempo fallisce quello che sarebbe stato il colpo del KO. Ci spostiamo così nel primo tempo supplementare, ancora il Rimini con Arlotti che fa un autentico slalom gigante, entra in area di rigore, scarica il sinistro, respinge Acciallini, arriva poi e sbaglia completamente la conclusione Righini. Il Rolo prova il contropiede, spende il fallo terminale Contarini. Si avvicina il direttore di gara, il signor Negrelli di Finale Emilia, cartellino rosso per Contarini, Rimini che dovrà così giocare il secondo tempo supplementare in inferiorità numerica, ma riesce ad addomesticare il Rolo che si rende pericoloso solo con la rasoiata di Borghi. Arriviamo così negli ultimi secondi anche del secondo tempo supplementare, 0-0 tra Rolo e Rimini, si va ai calci di rigore. Dopo 5 serie di tiri dal dischetto le squadre sono in parità, sul 4 pari il quinto gol lo segna Arlotti che spiazza Acciallini. Dal dischetto allora tocca Zigliani, Scotti intuisce, devia alla propria destra e così blinda il successo del Rimini in Coppa Italia di eccellenza. Rimini che così si aggiudica la fase regionale, come vediamo travolto dall'entusiasmo il portiere Scotti e capitan Adrian Ricchiuti a sollevare la Coppa di eccellenza per un Rimini che può già festeggiare dunque il raggiungimento del primo obiettivo stagionale.